il consiglio metropolitano non è stato fatto per mancanza del numero legale, però lei ha fatto un appello ai consiglieri. Ma sì, è veramente inspiegabile questa condotta. Tra l'altro diversi consiglieri metropolitani stavano qua nel chiostro o nei pressi del chiostro. Qua non si tratta di fare scelte politiche strategiche, si tratta di approvare lavori per scuole e strade. Apprezzo moltissimo la sensibilità e l'attenzione del nostro gruppo, perché ha avuto un atteggiamento responsabile. Mi auguro veramente che tutte le forze politiche, al di là di quelle scelte che poi saranno sugli equilibri futuri di una città metropolitana che per legge non potrà mai avere la maggioranza, quindi non ci sarà mai tra virgolette una maggioranza politica, qua si sta per lavorare nell'interesse delle nostre collettività. Quindi farò un appello al senso di responsabilità di tutti i consiglieri, perché tra Natale e Capodanno si dovrà fare, chi non viene si assumerà la responsabilità davanti ai cittadini della città metropolitana, che per ragioni spiegabili non si viene a tenere la seduta del Consiglio metropolitano facendo saltare lavori per strade, scuole, per dissesto idrogeologico e ambiente, poi commenteranno i cittadini. Invece il ministro Franceschini ha detto che Napoli è una città che ha le potenzialità per poter puntare su turismo e cultura. Ma siamo molto lieti che il ministro della cultura abbia colto, e del turismo, abbia colto quello che evidentemente sta accadendo grazie a Napoli, grazie ai napoletani e grazie a questa amministrazione in questi anni. Perché che Napoli oggi sia in vetta per turismo e cultura non è frutto né del caso né di coincidenze astrali o geopolitiche, è frutto di tanto tanto lavoro fatto anche in momenti difficili, e che oggi il ministro del governo veda nella città di Napoli nei prossimi tempi una capitale mondiale del turismo è esattamente quello che pensiamo anche noi. Quindi se si mette in campo una maggiore sinergia istituzionale tra governo nazionale, governo regionale che deve dare risorse per il turismo e la cultura, e il governo locale, veramente si può continuare a volare. Invece Saviano continua ad avere una visione differente di Napoli e soprattutto di lei, sindaco. In un'intervista a Repubblica gli ha dato 2 volte del bugiardo e ha detto che il progetto di Napoli autonoma è un progetto aleatorio. Ci sta un po' di differenza anche di stile tra me e Saviano. Io ho sempre parlato di Saviano, anche quando non ero d'accordo, come opinioni che legittime e che vanno rispettate. Saviano in realtà non conosce Napoli, non vive Napoli, e quindi chi non conosce e chi non vive come viviamo noi H24 la città esprime delle opinioni, per carità, assolutamente legittime, ma evidentemente non corrispondenti al vero, fallaci, sbagliate. Quindi da questo punto di vista è diventato anche un po' stancante continuare a fare questa polemica con Saviano. Io a Saviano lo inviterei a girare un po' Napoli, calarsi un po' nei vicoli, ogni tanto magari fare anche un sorriso, mescolarsi con la città come facciamo noi, perché noi non abbiamo mai negato i problemi, mai negato le contraddizioni, siamo H24 per strada, stiamo tra la gente, lo facciamo umilmente, lo facciamo, come dire, per amore profondo della nostra città, lavoriamo per riscattarla. Del resto io per 15 anni ho contrastato le mafie, non a chiacchiere ma con i fatti, quelle mie mafie mi hanno colpito alla schiena e mi sono messo a fare il sindaco della città che amo e che conosco. Molto facile fare l'osservatore esterno, quindi è un'opinione legittima, ma se devo essere sincero, come tante opinioni legittime che ci sono ogni giorno, ed è bene che ci siano opinioni critiche, perché a differenza di Saviano noi rispettiamo le sue opinioni, anche le opinioni differenti e dissenzienti.